attiva alla Valle d'Ultra Trail, 4 distanze dai 20 ai 120 km, 5.000 iscritti quest'anno provenienti da tutto il mondo, da 65 nazioni, un successo incredibile grazie anche alla gente di Cortina, ma non solo, di tutti i paesi intorno che hanno collaborato come sempre, come ogni anno, per dar vita a questa manifestazione che ormai è una delle più importanti a livello internazionale. 600 volontari, grandissimi numeri per un evento ormai unico e che è stato baciato dal sole e anche dal caldo, cosa che ha fatto sì che i ritiri siano stati moltissimi, ma altrettante le persone soddisfatte. Due le grandi novità dell'edizione 2019 della La Sportiva alla Valle d'Ultra Trail: lo spostamento della Cortina Trail di 48 km al venerdì anziché al sabato e la creazione della nuova Ultra Dolomites, 87 km con partenza da Auronzo di Cadore e arrivo a Cortina. Un'edizione che non era partita nel migliore dei modi, con la tempesta Vaia dello scorso 29 ottobre che aveva reso impraticabili tantissimi sentieri che fanno parte dei percorsi della La Valle d'Ultra Trail, ma grazie ai tanti volontari e alle istituzioni è stato fatto un lavoro strepitoso fin dallo scorso autunno e sono stati rimessi in sesto tantissimi sentieri e questo ci ha permesso di poter organizzare al meglio questa edizione della La Valle d'Ultra Trail. Thank you.
is spectacular. What motivates me in ultra running is big, dramatic, beautiful mountains, and the Dolomites offer that. So to me, this is sort of the perfect location for a race. Feels good to finish that, but you can never really be finished with Cortina, so I'm gonna have to return again. I didn't even think about the record, but I took a wrong turn and I was only a couple minutes off, so I think next year maybe under 12 hours. We can try that. Everything runs smoothly during your race? Pretty smoothly, other than a little wrong turn where I lost maybe 4 or 5 minutes and then some stomach problems with the heat. It was good. So next year, maybe more snow and less heat. Yeah, probably. I enjoyed it very much because it's a really beautiful landscape and I love it. A big part of the race was in the night and in the early morning. It was a bit colder than the day. I can't run in this heat, so I suffered the last 2 hours. But the rest was super. I wanted to be a bit faster, but today it wasn't possible because of the heat, but it's okay. It's my second race, more than 100K, so with a win, it's okay.